Ma bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo qui è un video particolare. Oggi siamo su FIFA 16, ma andremo a vedere una squad builder che si potrebbe fare anche in FIFA 17 e quindi iniziamo subito con il video. Ok ragazzi, siamo su FIFA 16. Questa qui è la squadra, ora ve la faccio vedere. E ho fatto questa squadra perché è una squadra che costa poco e potrebbe costare poco e quindi ho voluto portarla sul canale e spero vi sia utile. Allora, in porta abbiamo Szczęsny e ho scelto Szczęsny perché non credo costa così tanto, cioè Buffon costerà molto di più. Quindi Szczęsny in porta è molto forte. In difesa direzione centrale c'è Rodriguez, che anche lui è molto buono perché Chiellini e Bonucci costeranno sicuramente molto molto molto, quindi ho scelto Rodriguez accompagnato da Rudiger, e anche Rudiger non penso costa così tanto, quindi andiamo a vedere i terzini. Come terzino destro abbiamo Florenzi, e Florenzi sappiamo tutti è troppo forte, grande Florenzi. Poi abbiamo Wajesus che non credo costa troppo, forse sì, forse no, non lo so. E ho scelto lui e dovrebbe essere anche lui molto buono. Come centrocampista centrale non c'è tanta scelta perché costeranno quasi tutti tanto, come Nainggolan, Pjanic e non so chi c'è, però costano tanto. Ho scelto Parolo e accompagnato da Strootman. E Strootman è molto buono, credo. COC c'è Pereira. E anche lui, cioè, con le statistiche almeno qui a FIFA 16 sono buone. Poi a FIFA 17 non si sa. Vabbè. Alla destra abbiamo Salah. Salah l'ho scelto, però cioè, non so se costa tanto o poco. E quindi a posto di lui ci potrebbe stare Iturbe. Alla sinistra c'è Perotti. E Perotti non costerà niente. Io subito lo comprerò perché cioè, quest'anno è troppo forte. Se non l'avete provato, provatelo, è troppo forte. È l'unica alla sinistra che non costerà tanto. Cioè Shaarawy non so quanto potrebbe costare. Poi come attaccante centrale, l'ultimo giocatore, ho messo Icardi. Ho scelto Icardi perché sì, è vero, forse costerà qualcosina, però cioè in confronto ai Higuain, solo gli sciopponi soprano. E quindi lui, se no Bacca e Dzeko, però Dzeko è lento e quindi ho scelto Mauricardi, è troppo forte per me. E niente, ragazzi, questo era il video di FIFA 16/17 per farvi vedere una squadra che ci potrebbe stare su FIFA 17. Questa qui è la squadra e ditemi cosa ne pensate, se l'avete già provata su FIFA 16. Se ci potrebbe stare anche su FIFA 17, scrivetemi nei commenti il motivo, se va bene o no, che cos'è da cambiare, insomma, vabbè, quello là. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e noi ci vediamo al prossimo video, bella!